Ben ritrovati all'Hector in Fabula, continua imperterrito il nostro palinsesto e ci troviamo adesso in un appuntamento a cui abbiamo lavorato molto e ci teniamo molto. Intanto vogliamo ringraziare il professor Franco Farinelli, benvenuto professore. Benvenuti a voi. Professor Franco Farinelli, geografo dell'Università di Bologna, è un amico di Hector in Fabula perché ci è venuto a trovare nel corso di questi anni. Ai noi, quando ci si poteva incontrare, stavamo parlando di questo a microfoni spenti di persona ed era un piacere, devo dire, professore, ascoltarla con il suo filo di voce che riusciva ad arrivare anche alla fine delle chiese sconsacrate dove spesso l'abbiamo ospitata e guardare negli occhi l'attenzione che era in grado di suscitare. Ovviamente oggi non ci possiamo guardare direttamente negli occhi, ci guardiamo attraverso questo strumento. Speriamo tutti che già a partire dall'inizio del nuovo anno ci si possa incontrare di nuovo di persona. Nel frattempo, facciamo di necessità virtù. Abbiamo invitato il professor Farinelli perché ci interessa molto il suo parere e il suo pensiero su un concetto molto semplice. Sta cambiando tutto. Il Covid ha cambiato già le nostre abitudini, alcune di queste abitudini non torneranno più indietro, quindi il mondo funzionerà in un altro modo, le nostre relazioni funzioneranno in un altro modo. Però mentre su queste questioni ci si interroga quotidianamente, anche i rotocalchi, la stampa, parla di queste cose, addirittura si comincia a ipotizzare un uso diverso proprio delle nostre case, dove probabilmente in futuro diciamo, nel presente prossimo, progetteremo le case pensando già ad avere uno spazio per studiare, per lavorare dentro le nostre case. E c'è un aspetto però che forse perché è più sempre più difficile, o forse perché è difficile pensare a un mutamento immediato di questo, di cui non parla quasi nessuno, che è la geografia, che è l'oggetto di cui si interessa il professor Franco Farinelli. E noi, interloquendo con lui, ci siamo chiesti molto banalmente se e come la geografia dei luoghi, i territori, cambieranno o sono già cambiati attraverso il Covid. La geografia non è un concetto astratto, l'abbiamo imparato proprio dal professor Farinelli anche nelle sue lezioni precedenti fatte qui a Conversano. La geografia cambia con una serie di ritmi che accompagnano le azioni dell'uomo. E allora, professore, e lascio a lei la parola, salvo poi salutarci alla fine del suo intervento, le rilancio la domanda, così come l'abbiamo pensata in qualche modo insieme, una domanda per certi versi anche banale. Come cambia e se cambia la geografia in tempo di Covid? A lei la parola. Grazie, sì, bella domanda. Adesso è chiaro che questo è un argomento sul quale soltanto adesso si inizia a riflettere, però alcune cose si possono già dire al riguardo. Naturalmente la risposta è la più breve e immediatamente quella positiva. Certo che cambia moltissimo. In che senso cambia? In che direzione? Secondo quali versi? Credo sia l'espressione migliore. Beh, diciamola con una formula. Il Covid è l'agente della finale distruzione del modello spaziale del funzionamento del mondo. La vittima del Covid, al di là degli esseri umani, è il grande modello moderno dello spazio. Cioè quella pellicola astratta, invisibile, con la quale la modernità ha rivestito la faccia della Terra, o meglio, la superficie del globo. Qual è il senso dello spazio? Qual è stato il senso dello spazio? La riduzione della faccia della Terra a velocità, cioè a tempo di percorrenza. Spazio, lo voglio qui ripetere perché si leggono cose davvero deludenti in proposito. Spazio viene dall'antico greco stadion, stadio, quello dove oggi si giocano le partite di calcio.
quelle che oggi sono senza spettatori, non a caso. E stadio era per gli antichi greci la misura metrica lineare standard. Cioè lo spazio implica un concetto formidabile, a cui noi, da moderni, siamo tanto assuefatti da non farci più caso. Implica l'idea, che poi diventa pratica, coercitiva, lo è diventata, questa è la storia della modernità, il processo moderno, implica l'idea che l'intera faccia della Terra sia riducibile ad un ambito che sia omogeneo, isotropico e continuo. Non è così banale come sembra. Non è così banale. La continuità, l'omogeneità e l'isotropismo, cioè le tre proprietà della distesa spaziale, della faccia della Terra ridotta a distesa unica, sono esattamente quelle che nella geometria classica, quella di Euclide, definiscono la natura geometrica di un'estensione. Un'estensione, nei termini della geografia euclidea, della geometria euclidea, è la stessa cosa, sapete, il lapsus può intervenire ancora di nuovo, ma non è un lapsus, è un'estensione perfettamente legittima. Un'estensione si dice geometrica, secondo la geometria classica, quando è continua, omogenea e isotropica. Cioè, quando è tutto un pezzo, quando è fatta tutta della stessa sostanza, l'omogeneità. Terzo, quando è isotropica, cioè quando tutte le parti sono funzionalmente voltate in una stessa direzione. Se voi ci fate caso, lo stato moderno è la copia di questo modello. Come dire, rovesciando ciò che a scuola ci hanno insegnato, che lo stato moderno è la copia di una mappa. Non la mappa, la copia di uno stato. Prima viene la mappa, cioè la determinazione delle qualità, delle proprietà spaziali dell'oggetto stato. E poi viene lo stato che deve uniformarsi, adeguarsi ad esso. Se non si comprende, se non si fa questa capriola, non si comprende niente di quello che oggi sta accadendo. Controprova. Qual è la parola d'ordine che specie in Italia, ma non soltanto in Italia, in questi giorni, anzi in questi mesi, dalla fine dell'anno scorso, viene enunciata come unica possibile strategia di lotta alla pandemia, al Covid? Il distanziamento sociale. Che è esattamente il rovescio dello spazio. Tutta la modernità ha costruito una società fondata sulla prossimità, non che il concetto di prossimità fosse moderno, naturalmente. Ama il prossimo tuo come te stesso, il prossimo tuo è esattamente chi ti sta vicino. Ma la modernità ha fatto di questo imperativo, ha fatto l'asse centrale della propria costruzione del mondo. Di qui la velocità, che era nient'altro che la produzione di un sistema sempre più efficace e veloce di produzione di prossimo, di prossimità, di avvicinarsi a ciò che è altro, a ciò che è diverso, a ciò che sta lontano. Il grande programma della modernità è stato questo. E attenzione, vorrei subito chiarire, è stato vincente. Basta leggere il testo fondamentale che autorizza il programma, che lo fonda politicamente, filosoficamente e praticamente, cioè il Leviatano di Thomas Hobbes, 1651. Sono esattamente i mesi in cui Cartesio, e non è un caso, Monsieur Descartes, un nome che a me fa sempre ridere perché nomen omen, come dicevano gli antichi,
il signore delle carte, cioè quel signore alla lettera il cui pensiero ha ridotto la faccia della terra appunto a cartografia, distinguendo che cosa? Il soggetto dall'oggetto, separando precisamente la res extensa, cioè la materia, cioè l'oggetto, dalla res cogitans, cioè il soggetto, la mente. Come ha potuto fare questo? Come ha potuto Cartesio separare due cose che fino ad allora, siamo, ripeto, a metà del Seicento, erano sostanzialmente inseparabili? Ma ne volete un esempio? Ciascuno può controllare, divertendosi, non soltanto a proprio piacimento, ma letteralmente divertendosi. Basta cercare sulla rete o su un libro un'immagine di città precedente appunto alla fine del Seicento. Mi viene in mente come esemplare straordinario da questo punto di vista la Galleria delle Carte in Vaticano, cioè il grande corridoio aggirandosi nel quale il Papa, a partire dalla fine del Cinquecento, con i suoi ospiti, decideva delle sorti dell'Italia e del mondo, perché tutta l'Italia era rappresentata sui fianchi di questo grande corridoio, sulle pareti, mentre sul soffitto, e ancora oggi è perfettamente possibile vederlo, esiste una delle prime rappresentazioni che noi abbiamo dell'Appennino. Quindi un corridoio che assume la forma stessa della penisola italiana. Per un soggetto, voglio dirlo subito, che non soltanto ha potere, ma in quanto ha potere è mobile, che passeggia lungo il corridoio. Tra l'altro la lunghezza del corridoio è straordinariamente vicina a quella di un campo da calcio, ma lasciamo stare, parliamo di come magari ci ritorniamo. Quindi, come dire, se si guardano con attenzione le pitture, i ritratti di città che si dispongono sui lati della Galleria delle Carte Geografiche, ci sono le rappresentazioni cartografiche delle regioni italiane dipinte sui muri, da mano d'opera olandese sostanzialmente, ma su disegni di Ignazio Danti, di un cartografo vero e proprio, ma ci sono anche i ritratti di città. Bene, basta guardare con attenzione qualsiasi città di quelle italiane rappresentate lungo il corridoio per scorgere una cosa formidabile, che nel Settecento non è più possibile vedere, ma che ancora nel Seicento sopravvive. Cioè che tutti gli edifici di cui le città si compongono hanno un'espressione umana. Ammiccano in qualche maniera, sorridono o sono tristi. A segno di che cosa? Di quello che prima dicevo, del fatto che la distinzione cartesiana tra soggetto e oggetto, tra ciò che è animato e ciò che è inanimato, fino a metà del Seicento non esisteva. Non esisteva prima di Cartesio. È Cartesio che separa brutalmente ciò che è animato da ciò che è inanimato. L'essere umano dalla materia, cioè la mente dalla materia sostanzialmente. Ma come lo fa? Perché in mezzo interpone un'altra cosa. Interpone lo spazio. E si basi a segno della complessità dell'operazione e della estensione delle sue implicazioni, narra una storia precedente di diciamo 30-40 anni prima. E anche questa facilmente verificabile nelle opere, nell'edizione nazionale delle opere di Galileo Galilei. Una lettera che Galilei all'inizio del Seicento invia
ad un cardinale romano per tentare di smontare, per così dire, l'ipotesi, più che un'ipotesi anzi, che un signore dalmata, tal De Fabricis, il cui testo è ancora all'indice oggi, aveva a proposito delle maree, la spiegazione del moto delle maree. E diceva il De Fabricis, questo signore, che la spiegazione era alquanto semplice. Il pelo dell'acqua marina si alzava, si sollevava quando la luna si avvicinava alla terra e, al contrario, si abbassava, si rilasciava quando la luna si allontanava. Sostanzialmente è la spiegazione che noi oggi ancora adoperiamo per tentare di spiegare il fenomeno dell'alta e della bassa marea. Galileo montò su tutte le furie e scrisse una barocchissima teoria per contrastare quella del De Fabricis, teoria quella di Galileo in cui le maree diventavano il prodotto semplicemente di moti interni al mare, vale a dire, non c'entrava nulla la luna e l'attrazione del corpo lunare. Perché Galileo fece questo? È evidente perché lo fece. Perché Galileo, nella teoria del De Fabricis, aveva colto una tragica possibilità per la sua, di Galileo, voglio dire, messa a punto del sistema generale della fisica moderna, che allora iniziava a costituirsi, a partire dal modello della spiegazione causale. Pensava Galileo, se l'effetto coincide con la causa, vale a dire se il pelo dell'acqua marina si alza contemporaneamente all'avvicinarsi del corpo lunare, come diavolo più è possibile, sarebbe possibile, sarà possibile distinguere la causa dall'effetto? Per distinguere la causa dall'effetto c'è bisogno di uno spazio, cioè di un intervallo. Di un intervallo che si possa misurare, minimo magari, ma questo intervallo è necessario, perché altrimenti la causa coinciderebbe temporalmente con l'effetto e allora nessuno potrebbe più distinguere l'uno dall'altro. Perché faccio questo esempio? Per tentare di illustrare rapidissimamente, come qui posso, l'importanza del modello spaziale, senza il quale noi oggi non avremmo, e questo è il punto decisivo ma anche doloroso, se ci riferiamo alla pandemia, senza il quale modello spaziale noi non avremmo tutte a nostra disposizione quelle categorie di cui ancora noi ci serviamo per spiegare il mondo. Causa, effetto, soggetto, oggetto. E altra cosa la spiegazione che noi riusciamo a dare oggi del mondo dall'incrocio, dal continuo risettaggio di questi elementi fondamentali. Certo, ce ne sono ancora altri, ma senza questi non si va davvero da nessuna parte. È questo che il Covid, la pandemia, mette in crisi, questo modello. D'altra parte, e qui voglio essere anch'io brutale, se esiste la Smart City, esiste anche la pandemia. Cosa voglio dire? Che la Smart City si fonda, senza dirlo naturalmente, o senza darlo molto a vedere, esattamente sulla crisi del concetto spaziale. Quel concetto, attenzione, naturalmente, che all'interno delle singole discipline, penso alla fisica, da un secolo
la fisica classica è stata superata, annichilita, è il caso di dire, dalla fisica quantistica, dove soggetto e oggetto e causa e effetto sono categorie da tempo ballerine, da un secolo e più danzano, nel senso che sono inservibili così come noi le conosciamo. Ma qui non stiamo parlando non tanto dei sviluppi interni a un campo specifico, non stiamo parlando con la città, non stiamo parlando della nostra vita quotidiana. Diceva Kant che la geografia, Kant era un geografo, ci hanno fatto studiare come filosofo, ma Kant era un geografo, lui faceva lezioni di geografia, poi tornava a casa e scriveva la critica della geopura, ma era un geografo. La sua geografia fisica è stata di recentissima, ce ne sono, vabbè, è un problema enorme, ma insomma è stata di recente ristampata ed è ancora oggi per molti aspetti formidabile. Poi se c'è tempo dirò una cosa fondamentale che lui diceva all'inizio delle sue geografie, ma insomma, Kant diceva che la geografia è quel sapere che non è una scienza, è quel sapere che serve a leggere i giornali. Oggi, esemplarmente, sulla stampa quotidiana esistono due articoli illuminanti da questo punto di vista. Il primo è quello, l'articolo, l'intervista a un grandissimo stilista italiano, non facciamo nomi, ma il più grande, il più celebre in tutto il mondo, che spiega che lui, in quanto stilista, sta finanziando la costruzione di giardinetti e la piantumazione di molti alberi. Ed è una risposta su un giornale, su un quotidiano, sull'altro due pagine dedicate ad un articolo scritto da un ingegnere italiano che insegna a Stanford e a quattro mani l'articolo e la sindachessa di Stoccolma sulla Smart City. Il cui problema si spiega della Smart City, cioè della città, veramente io adesso non so se in questa sede smart non è intelligente, perché gli inglesi, voi sapete, sono perfettamente consapevoli della intelligence e di cosa l'intelligence sia. Smart dovremmo tradurlo in italiano con una parola romanesca che comincia con para e poi ha una seconda metà, quella finale, che è bene non dire per non indulgere a una certa sciatteria che oggi è di moda. Quella è la città, la Smart City. La cosa impressionante di questa Smart City è che non si dice naturalmente, ma si fa, come sempre accade in questi casi. Certo, si parla di sensori, si parla di scaglionare gli orari di lavoro in tempi diversi, ma è molto chiaro all'interno di questa intervista come non si possa discutere il concetto che sia il comportamento degli abitanti della città dovessi uniformare al funzionamento della città per semplificarlo e non viceversa. Sono gli umani che devono modificare le proprie abitudini rispetto a un accrocchio di sensori, rispetto a ciò che i francesi chiamano all'informatizzazione dello spazio, in maniera elegante per dire la morte dello spazio senza dirla. E noi viviamo esattamente in questa polarizzazione del discorso che riflette, attenzione, eccoci qui alla geografia, che cosa? Riflette il passaggio, che non è un passaggio, tantomeno non è indolore. Parlavo stamattina con un altro responsabile dell'UNESCO, sempre attraverso naturalmente i canali telematici, e lui mi spiegava che negli organismi internazionali sono tutti convinti che dal Covid non si torna indietro, cioè che quello che sta accadendo è nient'altro che l'inizio di una serie di eventi che tenderanno a riprodursi in forme grosso modo analoghe, se non identiche, di qui in avanti. Ora,
ciò che fa impressione, ma che è coerente con ciò che fin qui è accaduto, è proprio la polarizzazione del discorso. Perché noi stiamo, nel mio linguaggio, noi stiamo abbandonando l'era della riduzione del globo, della Terra ad una mappa, e siamo costretti dal funzionamento stesso del mondo a fare i conti per la prima volta nella storia dell'umanità, almeno di quello occidentale, la quale però ha esportato i propri modelli in epoca moderna ovunque. Si chiama colonizzazione questo processo. Il passaggio, dicevo, nel cui siamo confitti fino al collo, dalla riduzione del nostro pianeta ad una gigantesca mappa, la modernità, lo Stato, le connessioni spaziali, cioè ferroviarie, fino alla ferrovia, le strade che diventano sempre più diritte tra 600 e 700, e poi la ferrovia, e poi l'autostrada, la ferrovia all'800, prima metà del Novecento, le autostrade, che sono nient'altro che ferrovie, l'applicazione del principio ferroviario al traffico automobilistico, e poi però, nella seconda metà del Novecento, abbiamo l'irruzione di un fenomeno imprevisto, cioè la rete. Dico imprevisto perché ci vuole del bello e del buono per accorgersi che esisteva la rete. Prima di cominciare ad accorgersi dei suoi effetti, passarono anni. E qui la storia sarebbe divertente anche. All'inizio nessuno ci faceva, anzi eravamo tutti distratti, perché guardate, la rete nasce esattamente in quell'estate del 1969, nella quale noi eravamo tutti col naso in su a vedere la luna, perché era la storia che ci veniva raccontata, era che l'umanità finalmente si impossessava della luna, nel senso che vi sbarcavano equipaggio americano. È dunque l'inizio di una nuova era. Fin qui non è stato così, anche se adesso se ne riparla. Ma paradossalmente, esattamente mentre tutti quanti noi eravamo ancora nel vecchio mondo, esattamente quell'estate, tra Washington e Los Angeles, due computer, anzi quattro, direi vero, iniziavano a dialogare fra di loro. Cioè iniziava la smaterializzazione del funzionamento del mondo. In maniera che quella avviata con la ferrovia dal telegrafo diventava pallidissima cosa. Questo significa che la modernità finisce esattamente quando la rete mette in crisi lo spazio, e mettendo in crisi il modello spaziale, costringe a fare questa i conti. È la rete questa che mette in questa crisi. Non è la rete, questa... Chiedo scusa, pronto? Sì, guardi, sono in conferenza. La chiamo io appena finisco, va bene? Va bene, io. A dopo. Va bene. Questo dicevo, è il bello della diretta, questo, come dicono i presentatori. Siamo umani, era un trucco per dimostrare che non siete di fronte a un robot. Sì, questo è contro quello che hai detto all'inizio, contro il distanziamento sociale. È chiaro che ogni discorso viene smentito dalla vita quotidiana, signori, su questo certo. Lo sappiamo ahimè da un pezzo. Però dicevo, voglio dire che il passaggio è esattamente questo. Il passaggio che avviene è esattamente questo in questo momento. Per secoli, attenzione, vorrei essere molto chiaro sull'epoca moderna. Basta appunto leggere Thomas Hobbes. Se non ci fossero stati gli stati, copia della mappa,
Europa, cioè dei organismi organizzati sulla base del modello spaziale, del controllo metrico del funzionamento del mondo, se non ci fosse stata questa formazione tipicamente moderna e altre possibilità, altri modelli esistevano, attenzione, bene, l'umanità, la storia dell'umanità sarebbe stata molto più sanguinosa. Lo Stato viene messo a punto, lo dico molto rapidamente, ma all'interno di quella che è stata internamente la cristianità, l'episodio più doloroso della sua storia, cioè la guerra dei trent'anni. E la formazione statale, la messa a punto del codice statale, ha risparmiato milioni di cristiani dalla morte. Questo non va dimenticato. Ma quando lo spazio, c'è un termine tedesco per dire tutto questo, viene dalla metafisica, della dialettica tedesca, la Aufhebung, si supera, per così dire, nel suo sviluppo supera i suoi stessi presupposti e nasce la rete, perché di questo si tratta, a quel punto lo spazio retrocede da dominante del funzionamento del mondo, da regolatore supremo del funzionamento del mondo, con il suo indotto di concetti, attenzione, con il suo indotto di modelli, quelli che i fisici chiamerebbero le condizioni al contorno per il funzionamento del modello spaziale. Quando viene superata dalla rete, e nessuno all'inizio ci capisce niente, proprio a segno del fatto che si trattava di un passaggio inaudito, inedito, sulla base della logica spaziale, bene, quando questo accade, inizia un processo, inizia la globalizzazione. Ecco, andiamo per le spicce. Inizia la globalizzazione. La globalizzazione è nient'altro che questo. Nient'altro è ironico, evidentemente. Perché la globalizzazione significa che il modello del mondo non è più riassumibile nello schema centro-periferia. Questo vale per la mappa. Questo è vero all'interno dello Stato o anche nei rapporti interstatali. Se il mondo non è più una tavola, cioè una mappa, uno Stato geometricamente definito e organizzato, questo è l'ambito supremo dell'organizzazione statale, ma diventa ciò che si è sempre saputo che fosse, ma non si è mai avuto il coraggio, almeno in campo occidentale, di affrontare, cioè una sfera, noi non abbiamo più un centro, una periferia. Cioè ce li abbiamo, ma non significano più niente. Noi abbiamo due poli. Dal punto di vista topologico, cioè matematico, la tavola, cioè la mappa, e la sfera, cioè il globo, sono irriducibili l'uno all'altro. Irriducibili significa, proprio in senso tecnico, che per quanti sforzi si faccia, non si possono mai far coincidere esattamente l'uno con l'altro, perché funzionano sulla base di logiche completamente diverse. La logica della mappa, della tavola, dello Stato, e la logica centro-periferia, cioè la distanza. Perché la distinzione tra centro e periferia è metrica ed è la chiamiamo banalmente distanza. La logica della globalizzazione è la polarizzazione. Ci sono due poli che si oppongono. Senza nessuna mediazione, senza nessun vettore o veicolo metrico che possa farli entrare in una relazione, come dire, produttiva, che è un'altra maniera per dire che lo spazio perde molto, se non quasi tutto, della sua rilevanza. E noi siamo esattamente in questo passaggio. E la geografia, che appunto è, come dire, lo dice il suo stesso nome, geografia significa proprio questo, geografia significa riduzione della sfera terrestre ad una superficie. D-
dico sfera terrestre perché la Terra ha due nomi, aveva due nomi per i greci. Il vero nome della Terra era Kton, che non sopravvive in italiano soltanto nell'aggettivo ctonio, ctonico. Cton è il primo nome della Terra. Oggi ctonio, ctonico significa sotterraneo. E insomma, è la sfera. Rispetto alla tavola, la sfera ha una dimensione verticale che è oscura. E vabbè, non c'è tempo per sviluppare il punto, ma è decisivo. Oggi la geografia è riportata, per così dire, alle sue origini. Attenzione, le origini della geografia però sono le origini della cultura occidentale. Chi ha fatto il liceo dovrebbe essersene accorto di tutto quello che quando ci spiegavano la filosofia non funzionava. Perché la filosofia nasce con Platone, ci veniva detto, ma si apprendeva anche contestualmente che prima di Platone non è che non si pensasse, prima del V secolo o del IV secolo avanti Cristo. C'erano degli straordinari signori che abbiamo studiato come pre-socratici, cioè prima di Platone. E i modelli che abbiamo in testa vengono tutti da questi signori, i cui nomi sono straordinari, vi ricordate? Anassimandro, Anassimene, Anassagora, eccetera, eccetera, eccetera. E chi erano questi signori? La filosofia non esisteva ancora, perché Platone ancora non era vissuto, almeno nella incarnazione che noi conosciamo. Vi ricordate che Platone sosteneva che di essere l'ottava incarnazione di un soggetto, e che lui ricordava tutte e sette le sue prime vite. Sull'ottava cominciava ad avere qualche problema. Insomma, prima di Platone si pensava, e noi li chiamiamo pudicamente pre-socratici, per non dire che cosa? Per non dire che, essendo Socrate sostanzialmente un'invenzione letteraria di Platone, per non dire che cosa? Che il pensiero occidentale non nasce con la filosofia, nasce con un altro sapere. Strabone, all'inizio della Vulgare, lo dice con estrema chiarezza. Guardate che prima dei filosofi c'erano i geografi. I filosofi, cioè, arrivano a cose fatte. La pappa è già stata cucinata. Il mondo è già stato ridotto a superficie. La sfera è già stata ridotta a una serie di mappe. Sarà poi Tolomeo, nel secondo secolo d.C., a spiegare la maniera scientifica del procedimento, ma che già esisteva. Ma la rete oggi rimette in discussione tutto questo. Ci costringe a tornare alla sfera terrestre. Anche perché, come ha spiegato qualche anno fa, ormai 20 anni fa, Manuel Castells, al volgere del millennio, anche perché, come spiegava Castells una ventina d'anni fa, ma non è Castells, oggi l'economia del mondo è una soltanto e funziona all'unisono senza nessun tipo di intervallo né temporale né spaziale. E questa è l'economia globale, al cui interno, nel cui funzionamento, non vi è quasi posto per lo spazio. Dico quasi, perché esistono dei fenomeni, per esempio quello che viene chiamato la latenza della rete, che sono di natura spaziale. La latenza della rete, lo sapete meglio di me, è una cosa molto semplice, che se tu hai l'ufficio più vicino, anche di qualche metro, alla sede della piattaforma, dove si esiste la piattaforma sulla quale scorrono i flussi finanziari, beh, guadagni qualche decimo di secondo rispetto ai concorrenti. Ma è comunque, senza entrare in queste discussioni, è una funzione residuale. Noi siamo oggi di fronte all'economia globale. Al cui interno, ripeto, lo spazio ha una funzione assolutamente minima, residuale.
se ancora esiste. Il problema qual è? Ed ecco che qui torna il Covid e torna la geografia, ma siamo quasi alla fine, mi pare, no? Siamo 18 e 11, dobbiamo finire 24. Ecco, il problema qual è? Il problema è che, come dire, costretti dal funzionamento dell'economia e del mondo a guardare la sfera terrestre per la prima volta, perché questo sta accadendo, noi abbiamo una sola possibilità. E una di queste, e questa possibilità passa attraverso la ricostruzione di come fin qui si è arrivati. La nostra cultura non ci lascia altri. Vorrei terminare allora con quello che adesso sto studiando. Cioè, come possiamo capire perché tutto questo è avvenuto? Beh, guardate, a segno del fatto che la geografia non è una scienza, ma un sapere che coinvolge tutti gli altri saperi. Vogliamo tentare di capire come, quando e perché tutto questo è avvenuto. Vi è una storia magnifica, che già la conoscete, ma io ve la racconto di nuovo perché nessuno l'ha raccontata, ha capito quello che significava allora. Adesso, a cose fatte, cominciamo a capire. E niente di meno che la celebre disputa del primato delle arti. Quella disputa che investì tutta la seconda metà del Cinquecento e l'inizio del Seicento. In tutta Italia, e non soltanto in Italia. Se cioè fosse più importante, dovesse prevalere, se cioè la regina delle arti fosse la pittura oppure la scultura. Come sapete, vinse a mani basse la pittura. E la scultura venne difesa da due persone sostanzialmente. Di uno possiamo trascurarlo, possiamo non dire quasi nulla, era il Doni, arriva dopo, non dice granché, ma di uno no, di un altro no. Perché il grande difensore della scultura fu un signore chiamato Benvenuto Cellini, il quale racconta nelle sue memorie che per aver difeso la scultura, quando andava in giro per Firenze, andava in giro con un pugnale in tasca, e infatti ne ammazzò uno con questo pugnale. Perché cosa disse, cosa sosteneva Cellini? Dice, ma guardate, di fronte a un quadro è una rappresentazione della realtà fondata su un solo punto di vista. E per vedere un quadro si suppone che il soggetto stia fermo. Quando noi guardiamo un quadro, ci mettiamo di fronte al quadro e possiamo farlo perché il quadro rappresenta un unico punto di vista. Faccio notare tra parentesi che questa è la logica della formazione statale. Il soggetto sta fermo e soltanto un punto di vista è possibile. La scultura invece, continua Cellini, è molto superiore, perché il problema dello scultore quando fa una scultura è quella di produrre qualcosa funzionale in riferimento a un soggetto che gli gira intorno, dunque un soggetto mobile. E la bravura dello scultore consiste nel tenere insieme, nel raccordare tutti i differenti punti di vista che il soggetto mobile che gira intorno all'opera d'arte si trova a scoprire nel suo circuito. Io trovo formidabile questa storia, perché ci consegna la data, il luogo e le ragioni apparenti. Le ragioni apparenti, a studiarla sul serio, le ragioni apparenti, che sono poi quelle del fatto che era Firenze che si stava inventando la struttura dello Stato moderno, poi largamente esportata, fortunatamente esportata in tutto il mondo, che ci hanno condotto a questa situazione. La nostra cultura non può fare altro che questa mossa di tornare indietro e cercare di capire perché. Se permettete, questa è l'unica maniera
di parlare oggi, se ancora l'espressione ha senso, di umanesimo. Perché gli umanisti hanno fatto proprio questo. Adesso non c'è più tempo, la prossima volta. Ma gli umanisti sono gli uomini che hanno perfettamente capito quello che stava accadendo e si sono affrettati a traghettare nel nuovo mondo che si organizzava, quello per cui il mondo diventava una mappa. Attenzione, tecnologicamente erano tutti affascinati dalla mappa, perché vedevano nella cartografia una formidabile maniera di organizzazione dell'informazione che prima non esisteva. Ma avevano perfettamente capito la sua potenziale enorme capacità di rivoluzionaria e hanno cercato fino alla fine di controllarla, facendo che cosa? Affrettandosi a trasportare, a traghettare nel nuovo mondo che si andava organizzando e loro ne erano consapevoli, ciò che loro ritenevano forse meritorio del vecchio mondo che forzatamente erano costretti ad abbandonare. La geografia deve diventare geografia della sfera. Vasto programma, si sarebbe detto una volta, ma è l'unico plausibile e dunque dobbiamo pensare che sia possibile. Buon lavoro a tutti. Grazie, grazie professor Farinelli. Intanto ovviamente questo non è né un dibattito e né un dialogo, e tantissime le sollecitazioni che lei ci ha dato, io ne voglio sottolineare solo due. Uno è un impegno, perché ha detto la prossima volta parleremo degli umanisti che hanno capito subito, quindi si è incastrato da solo professor Farinelli, abbiamo già un prossimo appuntamento. L'altra invece mi pone una domanda, ultimamente mi sto avvicinando alla fisica, a leggere un po' di cose di fisica, non sono particolarmente portato come molti italiani, non studiamo le scienze noi, no? Certo. E quindi ho iniziato a leggere, mi sono avvicinato grazie, devo dire, ai libri di Carlo Rovelli, sì, sui quali ho letto che il tempo non esiste. Oggi lei mi ha detto che non esiste lo spazio. Mi comincio a chiedere se c'è chi c'è, se non esiste. Se non esiste il tempo, forse non esistiamo nemmeno noi. Siamo replica. No, sì, fulminea. Cioè, io credo che abbia ragione Bruno Latour qui. Bruno Latour non ha sempre ragione, questa volta ha ragione. Lui dice, guardate signore, è inutile che, come dire, perdiamo. La modernità è finita, ma come se ne esce? Come possiamo? E lui propone, e sono d'accordo con lui, di, proprio così lui si esprime in uno dei suoi ultimi libri, molto voluminoso, di risettare la modernità, cioè di ricostruire gli elementi, i rapporti tra gli elementi di cui la modernità si è alimentata, con cui si è manifestata nel corso dei secoli. Io credo che questo sia l'unica maniera di uscirne davvero. D'altra parte, certo, ma lo dicevo anch'io prima, la fisica quantistica, spazio e tempo, cioè, è tutta un'altra roba. Il problema vero è che esistono i calcolatori quantistici. Questo è il problema vero. E questo è il problema della smart city. La smart city significa che ormai le città vanno avanti da sole, cioè si giustificano da sole nella loro esistenza. Non hanno più bisogno degli esseri umani, i quali però esistono. Questo è il punto vero. Questo è il punto vero. I quali però esistono e che fine fanno? Cioè, quale sarà il loro destino? Perché il Covid viene esattamente, scoppia, si manifesta esattamente perché c'è questo divario, questo abisso tra il funzionamento del mondo da un lato e i bisogni dell'umanità dall'altro. Dall'altro, certo. Professore, grazie. Mi consenta di chiudere con una battuta, insomma, con il sorriso sulle labbra, dimostrandole invece che esistono sia lo spazio che il tempo, perché lei a un certo punto ha citato i presocratici e ha citato Anassimandro. Io vorrei adesso, non so se stanno ascoltando, diciamo, rivolgermi direttamente ai miei amici del liceo, perché al terzo anno io ho fatto il liceo scientifico, si iniziava a studiare filosofia. Quando noi studiavamo questi presocratici ed eravamo interrogati, iniziavamo puntualmente così: scarsissime sono le notizie su Anassimandro.
La cosa certa è che l'archè di tutte le cose è il fuoco, l'acqua, il vento, l'aria. Mi ha fatto ricordare questa cosa, quindi il tempo sicuramente esiste, lo spazio non lo so, però il tempo possiamo dire a parelli che esiste. Grazie. Il tempo individuale, Grazie. ahimè, esiste, a me esiste. Grazie professor Farinelli e grazie a tutti voi che ci A avete voi. ascoltato e restate ancora sintonizzati su Lecture in Favola perché il nostro palinsesto va avanti. Arrivederci. Buona fortuna.